Amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, è la vigilia del derby d'Italia, Inter-Juventus, San Siro tutto esaurito, i migliori protagonisti da una parte e dall'altra, pronti per affrontarsi in un San Siro nerazzurro e stracolmo. Oddio, poi ci saranno anche gli juventini, perché sapete che in Lombardia di juventini ce ne sono tanti. Che dire, sono tanto contento. Voi mi direte, sei pronto? Ma io sono come Jena Blinsky, Carl Russell, in grosso guaio a Chinatown. Io non è che sono pronto, io sono nato pronto. Solo che purtroppo non gioco e quindi darò il mio contributo naturalmente ai nerazzurri dall'esterno, sostenendoli dal primo al 95esimo minuto. Dicevo, tutti i migliori protagonisti. Peccato che non facciamo in tempo a vedere Alcaraz, scusate, no, perché avevo tra l'altro una diapositiva qui. Ridete, perché loro possono fare tutte le battute di questo mondo, no? Però se poi ne fai una tu si offendono. Scherzi a parte, ragazzi, per preparare Inter-Juventus, non lo voglio fare io, ma lo voglio fare a un grande cuore nerazzurro, un amico, Seba Frey, che ho appena incontrato a Milano, ci siamo visti proprio davanti al Tempio, allo stadio di San Siro. E quindi la parola a Seba Frey per preparare Inter-Juventus. San Siro, il Tempio, e chi lo ha frequentato? Il grande Seba Frey, le gardien de l'Inter, come verrebbe da dire. Ciao Seba, tu sei qui a Milano, insomma. Bella questa giorni. Casa dietro, eh? Porca miseria. Una casa che io mi ricordo, tu mi hai detto, io ho pensato che venisse giù in un Inter-Real Madrid che ero in panchina al terzo gol, no? Mi hai detto, al terzo gol di Roberto Secondo Baggio. Secondo gol di Roberto Baggio. Sì, il 3-1. E invece, insomma, il Tempio per il momento è ancora su. Chissà se poi Inter e Milan resteranno qui, non si capisce ancora. Senti, però qua domenica sera cosa succederà in Inter-Juventus? L'inferno, giusto? Ma speriamo di no, dai. No, succederà che comunque siamo in una posizione da protagonista perché giochiamo in casa. Credo che sono già passati più di una settimana dove la comunicazione ufficiale che San Siro è già tutto esaurito, quindi questo è una gran bella cosa. Devo dire che i tifosi stanno dando una grande mano a questa squadra, soprattutto quando giocano in casa. San Siro è quasi sempre pieno, fa onore alla piazza, alla tifoseria, e mettono la squadra nelle condizioni di far sempre bene. Domenica è una prima finale, giochiamo in casa, affronteremo questa Juventus. Allora, obiettivamente, siamo in condizione che se dovessimo fare un risultato con una partita in meno e vincere anche la partita in meno, ci porteremo a più 7 da questa Juventus. Vorrebbe dire un gran passo avanti per la corsa scudetto. Io mi aspetto un Inter protagonista che abbia voglia di fare il gioco e voglia di fare il risultato, considerando che giochiamo in casa e le qualità dei nostri ragazzi. Dall'altra parte penso che possiamo trovare una Juve fatta a modo allegriano. Io credo che la Juve verrà qua per cercare di non perdere. Penso che anche un punticino gli farebbe comodo, perché così vorrebbe dire non distaccarsi troppo di questa Inter per la corsa a scudetto, e magari si potrà giocare tutto nelle ultime giornate. Io la vedo un po' così, ma sicuramente se l'Inter l'affronta nel modo giusto, da protagonista, voglia di fare il gioco e voglia di vincere la partita, insomma, sono abbastanza ottimista. Sai che stavo pensando prima, quel giochino stupido che facciamo noi giornalisti sempre da anni, quale giocatore toglieresti alla Juventus e metteresti nell'Inter? Sai che per come sto vedendo l'Inter in questo momento, con la chimica che hanno, non me ne viene in mente uno. No. Fermo restando che il tuo connazionale Rabiot, Bremer, Szczesny, assolutamente, Vlahovic, che comunque questa stagione sta facendo bene. Ma io, guarda, sono sinceramente, cercando di essere obiettivo, tanto rispetto per tutti i giocatori che hai nominato, grandi giocatori.
Io non oggi, guardando questa Inter, non invidio nessun giocatore di altre squadre, mi tengo tutti i giocatori che fanno parte della rosa di questa Inter, perché stanno comunque dando ognuno a modo suo un contributo importante. Io credo che abbiamo i giocatori veramente importanti per poter competere su più competizione, cioè la corsa scudetto e magari la Champions, perché rimane sempre un sogno, ci siamo arrivati molto vicini l'anno scorso, è sempre un sogno nel cassetto che non lo vedo così impossibile, quindi la rosa per me è già molto completa, per quello che l'Inter credo che non abbia stravolto questo gruppo, questa rosa, per non turbare la serenità, tranquillità di questa squadra, ovviamente gestita in modo molto importante da parte di Simone. Sarà una brutta partita al di là del risultato o sarà una bella partita? No, io credo che sarà una bella partita. Non sarà la partita dell'andata, perché me l'hanno chiesto in tanti. La partita dell'andata lo scenario era diverso. Certo. Io credo che l'Inter ha la possibilità comunque di portarsi avanti nella lotta a scudetto, di dar più tranquillità con la classifica. E quindi penso che la stanno preparando in questo modo, ma io credo che sarà una partita comunque molto bella da vedere. Poi ragazzi, il derby d'Italia, penso che è la partita più importante nel nostro campionato già da anni. Si può dire che è favorita l'Inter o non bisogna dirlo? Ma non è portare sfortuna a dire che è favorita l'Inter, è un dato di fatto per come stanno giocando, per quello che stanno facendo. E voglio ricordare un dato molto importante: la difesa dell'Inter oggi è a 19 clean sheet, e tu sai bene che quando in una grande squadra prendi pochi gol è molto importante, quindi è un dato veramente 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 buono per noi. Vi ho sempre detto quello che pensavo di Sommer, penso oggi siete tutti d'accordo con me, un grande portiere. Ma io anche prima, per la verità. È un portiere da Inter, comunque sta facendo bene, è protagonista quasi sempre, quindi ragazzi, forza e avanti tutta. L'ultimissima cosa davvero, quando passi qui davanti, qui, qual è il primo pensiero che ti viene in mente? Il primo in assoluto, magari non ti viene in mente niente. Ho tanti ricordi. Il pensiero quando vedo questa astronave dietro, che è la conferma quando lo vedo tutte le volte, lo stadio più bello del mondo. Grazie Seba, che grande, ciao. E io me lo ricordo che cosa diceva Seba Freddy Sommer, me lo ricordo bene quest'estate. E come se me lo ricordo, ragazzi, ma chi ha giocato ad alto livello di calcio ne capisce da sempre di chi sta, ripeto, da sempre sul divano. Ma anche di me, cioè, non sto mica dicendo che io mi tiro fuori. E comunque l'altissimo numero di clean sheet che ha messo in fila l'Inter, ovviamente non è solo merito di Sommer, ma è merito di tutta la fase difensiva. Io parlo sempre di fase difensiva, sicuramente è una cosa molto positiva per l'Inter. Adesso basta chiacchiere, ragazzi, c'è solo da giocare il derby d'Italia e ovviamente da vincerlo. Mancano ancora un po' di ore, ma capisco, adesso sì. È Inter-Juventus -1 ed è giusto che ci sia fibrillazione. Viva l'Inter, ragazzi!